È iscritta a parlare la senatrice Bonino e ne ha facoltà, però sì. Grazie mille. Grazie signora Presidente, signor Presidente del Consiglio. Il suo intervento, letto ieri alla Camera, tanto lungo quanto enciclopedico, alla fine si configura come un libro dei sogni, un programma onnicomprensivo, senza priorità, senza concretezza, che finisce di essere, mi scusi, una fiera delle ovvietà. C'è qualcuno che non vorrebbe più asili nido? C'è qualcun altro che vorrebbe più inquinamento? C'è qualcuno che non vorrebbe salari più alti e servizi pubblici più efficienti? Il programma di un governo, però, non può essere solo un elenco di desideri, ma interventi da realizzare con risorse individuate in modo preciso e con delle priorità. Sa, la mia mamma Caterina, con due T per uno svarione ma a cui lei teneva molto, avrebbe detto ottimo, ottimo e abbondante, soprattutto abbondante, ma avrebbe subito aggiunto: ricordati però che dal dire al fare c'è di mezzo il mare. E per quanto mi riguarda e riguarda più Europa, qui di mezzo c'è un vero oceano. La cosa chiara è che il suo esecutivo intende ricorrere al deficit in modo anche più ampio del precedente, illudendo, a mio avviso, gli italiani due volte. Illudendoli che il deficit sia gratis, che non diventerà un peso sulle spalle dei contribuenti di domani e sui giovani, e illudendoli pure che sia illimitato, quando sappiamo benissimo che in Europa sotto i tappeti rossi i paletti rimangono molto stretti. Ammettiamo pure che si riesca ad ottenere 10 miliardi di deficit in più. Coprirebbe meno di un terzo delle sole promesse sull'IVA e sul taglio del cuneo fiscale. E le coperture su tutto il resto, su tutto quello che lei ha sulla scuola, la sanità, i servizi pubblici, i beni collettivi. A mio avviso le solite vaghezze sulla lotta all'evasione e spending review. Sento questa cosa da quando ero molto, molto più giovane. Qualcuno ha scritto giorni fa che l'approccio macroeconomico giallo-rosso non è molto diverso da quello del governo giallo-verde. È un approccio figlio del convincimento che l'Italia possa crescere solo se fa più deficit pubblico e che solidarietà alla fine significa distribuire i debiti. Non è la mia concezione. Solidarietà significa distribuire la ricchezza e la ricchezza per distribuirla bisogna anche crearla. Ma c'è una cosa su cui invece il suo programma è molto chiaro. Lei e il suo governo non volete disfare nulla di quanto fatto dal precedente governo. Giuseppe Conte II è più che indulgente rispetto a Conte I. Le sue annunciate novità mi sembrano una sostanziale continuità impressionante, a partire dai decreti sicurezza, per non parlare di quota 100, del reddito di cittadinanza, del blocco della prescrizione, del taglio dei parlamentari presentato come puro oltraggio alla rappresentatività del Parlamento. In questo programma questo governo promette tutto a quasi tutti, ma io penso che dobbiate stare attenti al rischio di non risuscitare politicamente l'ex primo ministro Salvini, che si è francamente azzappato da solo per arroganza. Sa, saper vincere già è difficile, voler anche stravincere è normalmente un enorme errore.
Averlo tenuto fuori dal Viminale è positivo, ma state attenti a non creare le condizioni che lo riportino direttamente a Palazzo Chigi. Se lei promette tutto a tutti, crea delle aspettative che ben presto, come lei sa, rischiano di tramutarsi in insoddisfazioni, diciamo così, per usare un eufemismo. Se lei e il ministro Di Maio, anzi, se avrà un minuto di tempo per evitare svarioni già visti, può forse dire all'ancora inesperto ministro degli esteri che la Farnesina non può diventare il quartiere generale di un partito, né può diventare la sede di un governo ombra, di un ministro che al governo già c'è, ma vuole anche un governo ombra. Se voi continuate a promettere tutto ciò che secondo la vostra accusa il tradimento della Lega vi ha impedito di mantenere, allora temo che il fallimento tornerà ad aprire la strada all'altro partito del populismo italiano. Perché nella gara a chi la spara più grossa è difficile battere l'ex ministro dell'Interno, veramente difficile. Il governo che lei ha presieduto fino a poche settimane fa è stato il più ostile all'Unione Europea. Mi permetta di non credere a scatola chiusa che nel giro di pochi giorni sia diventato un leader europeista e con lei il ministro Di Maio e con lui tutti i 5 Stelle. Mi permetta perlomeno di avere questo dubbio. E qua voglio dirle che il suo precedente governo sia caduto per implosione è una buona notizia. Ed è un'ottima notizia che la divisione delle nomine all'interno della nuova maggioranza abbia portato Paolo Gentiloni alla Commissione europea e il ministro Gualtieri al Ministero del Tesoro. Penso siano due ottime scelte. Concludo, signor Presidente del Consiglio. Più Europa è nata per costruire un'alternativa alla deriva populista della politica italiana. Siamo partiti quando ancora, a nostro avviso, non era neanche chiaro a quasi nessuno la sfida politica all'Europa, allo Stato di diritto, che veniva dai movimenti antipolitici come il 5 Stelle e da quelli nazionalisti come la Lega. Quindi oggi a nome di Più Europa voterò contro la fiducia al suo nuovo governo, che rischia ancora di essere, rispetto al governo precedente, solo diversamente populista. L'opposizione di Più Europa politica e parlamentare sarà non solo costruttiva, ma anche alternativa a quella oggi capitanata dal partito che è stato fino all'ultimo giorno azionista di riferimento della sua precedente maggioranza. Sarà opposta a quella di Salvini, non ne abbia dubbio. Sono io, e ho concluso, che ho dubbi sul fatto che il governo possa agire in modo totalmente opposto a come ho fatto con Salvini. Lei, professor Conte, può essere il successore, ma non può diventare l'alternativa di se stesso. Questo veramente chiederle troppo. Io sono disposta a cambiare idea, ma lei e il suo esecutivo dovranno prima dimostrarsi capaci di cambiare politica in modo radicale, in modo sostanziale, nel linguaggio e anche nel dare e dire la verità ai cittadini italiani, che vogliono almeno sapere quali sono le priorità di questo governo, in una situazione in cui non ci sono soldi per nessuno. Quindi, per favore, basta illusioni, basta bugie, la speranza è un'altra cosa, senza scomodare Kennedy, che tutti ben ricordiamo. Dire la verità fa crescere i cittadini italiani, fa crescere la classe politica, rende tutti più responsabili. Grazie.